Ciao, namaste. Oggi volevo parlare del Lasciare andare il controllo. Lasciare andare il controllo, ne sentiamo parlare molto, molto spesso. Ma che cosa vuol dire Veramente, cosa devo fare per lasciare andare il controllo? Diciamo, delle cose che faccio io, per esempio, è ricordarmi costantemente che la vita è perfetta esattamente così com'è. E ogni volta che non pensiamo questo, vogliamo controllare la nostra vita, la vita degli altri vicino a noi e il mondo come sta andando. Perché anche lì il fatto che stiamo o soffrendo o non vogliamo che le cose vadano come stanno andando, per esempio, anche a livello mondiale, è perché non ci fidiamo del fatto che la vita è sempre perfetta così com'è. È sempre perfetta nel momento in cui siamo, dove siamo, in che paese siamo, dove stiamo vivendo, le persone che abbiamo accanto e le esperienze che stiamo facendo. Perché ogni cosa che facciamo e che stiamo vivendo in realtà sono, come dico sempre, no? Il saggio prende le pietre che gli vengono lanciate dai nemici e ci si costruisce la propria casa. Utilizza ogni cosa che accade nel bene e nel male per evolvere, per ogni volta ricordarci che siamo più di quello che pensiamo. e ogni volta ricordare. Ricordarci che tutto è perfetto così com'è e che non abbiamo bisogno di cambiare qualcosa come vogliamo noi, ma possiamo cambiare le cose in base a, per esempio, chi mi segue di solito è qualcuno che vive nello yoga, uno yogi, e quindi in realtà yoga vuol dire unione, quindi per me la verità assoluta vuol dire essere nell'unione. E essere nell'unione, allora ogni mia scelta nella perfezione della vita sarà il cercare di essere allineata con questa verità assoluta per me, dell'unione, dell'amore. E non c'è nient'altro che posso fare. Tutto il resto che io voglio controllare è un'illusione. Ogni attaccamento, ogni desiderio, ogni repulsione di qualcosa che non vogliamo è in realtà andare contro le leggi della vita. E quindi La vera legge è quella di via di lasciare andare questo controllo, lasciare andare il controllo del pensare che quello che vogliamo noi sia meglio di quello che in realtà la vita ci sta donando per aiutarci a evolverci. E quindi prova a ogni giorno, ogni istante, ricordarti della perfezione della vita. Grazie e mille. buon pomeriggio. Ciao.